Sono Marco. A 20 anni ero bambino, ma ero pompiere fin da ragazzino. A Capannella mi chiamarono a far soldato e dalla torre mi sono buttato. Poi salì scendi dal muro, mi ha spompato, ma finalmente il corso l'ho superato. Quant'anni sono passati? Lo scemo del sabato sera ubriaco da tirar fuori dai rottami, pronto per cimitero. Dai, che vivo, ancora non se n'è andato. E quell'incendio, quanti morti, lì feriti, la palazzina dal fumo invasa, quanta gente senza casa. Tutti a piagne, giù, per strada, ma tutti usciti. E mo? Dopo una vita a magnà a pagnotte, per piena promozione te devi collegare. Hai da studiare internet. Ma che me tocca sopportare? Immagina un viaggio complesso e stimolante, difficile ma significativo. Un viaggio oltre le distanze territoriali, di regione di provenienza, oltre le distanze di ruolo e di codice. Un viaggio in cui i posti dove sei stato te li porti dietro, le persone che incontri ti accompagneranno dove andrai e diventi parte di un nuovo piccolo popolo che ha imparato qualcosa di comune e continua ad oggi a provare piacere nel comunicare. E qui, come in ogni viaggio che si rispetti, si incontrano i visi, le voci, le storie personali, gli occhi azzurri e quelli castani, i toni spiritosi e quelli seriosi, la timidezza e il dinamismo, la gioventù e la maturità. Insomma, tutte le caratteristiche dei diversi mondi che compongono il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Immagina allora di incontrare di sera in una cena virtuale, attorno ad un tavolo altrettanto immaginifico, le diverse figure che compongono questo mondo e che hanno animato il nostro viaggio. Questa iniziativa si colloca nell'ambito del crescente impegno che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco profonde per lo sviluppo delle competenze delle risorse umane che annovera nella propria organizzazione. I contenuti formativi del progetto sono direttamente contestualizzati nella realtà operativa del Corpo Nazionale e sono volti a facilitare il passaggio al profilo di caposquadra volontario, fornendo a tutti i volontari le competenze strategiche necessarie per prepararsi al nuovo ruolo, alle nuove responsabilità ed al nuovo vissuto di appartenenza nell'ambito dell'organizzazione. Un'esperienza decisamente sfidante, quella del corso caposquadra volontari organizzato dalla Direzione Centrale Formazione, di cui io sono stato il coordinatore. Un'esperienza sfidante per i numeri eccessivi. Mai un corso di formazione aveva previsto 1.000 persone in contemporanea su 55 comandi provinciali, col coinvolgimento di circa 100 persone dello staff didattico. Un'esperienza che al di là di tutto ha portato i risultati che noi speravamo, che erano attesi da tutti, ma soprattutto dai discenti e dallo staff didattico. Un'esperienza che io ho accettato di fare in maniera diretta e una sfida che ho cercato di portare avanti nel migliore dei modi. Eravamo 40 mentori e 1.000 vigili in tutto il territorio nazionale. Li siamo omogenei per territorio e per conoscenze. Abbiamo avuto delle difficoltà nel comprendere il progetto, perché in realtà era un progetto molto sfidante e con una filosofia nuova. Abbiamo avuto delle relazioni comuni tra di noi, abbiamo cercato di condividere le difficoltà, abbiamo superato problemi organizzativi e logistici. È stata un'esperienza molto positiva e ripetibile, mi auguro. Noi volontari siamo un vero e proprio spaccato dell'Italia che lavora. Le cose che più mi rimangono di questa esperienza sono, per prima cosa, la soddisfazione di aver mantenuto una costante partecipazione al corso, nonostante il lavoro, la famiglia, gli impegni personali e di per sé anche, l'opera di volontariato, aiutato dalla possibilità di collegarsi, alla piattaforma direttamente da casa, sfruttando il tempo libero e soprattutto quello serale. Ah Marco, mo finisce il corso. Sono 5 mesi ormai. Il tempo è volato, è già trascorso. Già, ma quanti cacchi, sai? Tattica d'intervento, organizzazione, strategia, costruzioni e dissesti. Tutti argomenti gagliardi e tosti, tutti improntati a salvare persone. Poi le prove, i testi, gli esercizi, pure questi ci hanno fatto pisti. In antropò uscivamo a bozzi. Amo fatto bene a regge. Qualcuno si è dato per stanchezza, ma il punteggio poi si legge. Ho saputo che il corso è intitolato a Cesare e Simone. È giusta sta commemorazione, mi fa sentire addolorato, ma il corso Cesare l'ha continuato, puro se de lacrime inzuppato. L'esercizio è stato consegnato dalla compagna, che mo farà volontariato.